risposta più dignitosa, è la risposta della parte di Cittadegna che non accetta la negazione dei diritti, non l'accetta per coloro che vivono in questi territori e per coloro che arrivano per poter vivere in questi territori, per cercare una vita migliore. È nata una guerra verso i migranti. Dobbiamo non avere timore di utilizzare certe parole. È una guerra a bassa intensità. La circolare Critelli fa parte dello stesso piano che oggi governa le politiche europee e nazionali. È un piano fatto di numerosi tasselli. Uno di questi è la legge Minniti-Orlando. Un altro è il codice di condotta sull'ONG. Un altro è quello che criminalizza la solidarietà. Un altro è quello che appunto nega l'accoglienza, come sta avvenendo qua a Bolzano. E quindi non solo è giusto chiedere la revoca dalla circolare Critelli, non solo è giusto pretendere le dimissioni dell'assessore Stoker, ma dobbiamo anche dirci che questa cosa avviene solo se noi ci crediamo realmente, solo se noi siamo nelle piazze quotidianamente, solo se siamo capaci di attivare pratiche di mutualismo come sta facendo SS Bolzen e Antenne Migranti, ma abbiamo anche il coraggio di andare a bussare alle porte e se sono chiuse di abbatterle, perché dove ci sono dei confini, che siano nei paesi esterni o che siano all'interno delle nostre città, noi li dobbiamo abbattere, perché sono i confini che oggi escludono, sono i confini oggi che ammazzano, sono queste politiche fatte di confinamento e di esclusione che noi dobbiamo superare. E allora noi oggi diciamo che non è sufficiente un corteo, non sarà sufficiente finire sotto la provincia, dovremmo essere in grado di raccogliere questa sfida, dovremmo essere in grado di continuare a ribadire che questa accoglienza deve esserci per tutti e subito, che la situazione dei migranti, la situazione dei senza diritti, dei senza voce, non è molto differente a quella che subiamo noi nelle nostre città, nei luoghi dove lavoriamo, quando ci sfruttano e quando ci precarizzano le nostre vite. È solamente resistendo assieme, è unendo delle resistenze meticce che possiamo cambiare lo stato di cose presenti, non alimentando paure insensate. La nostra paura è quella che ritorni il fascismo, è quella che ritorni la disumanità, è quella che prenda piede Minniti e Casa Pound. Queste sono le nostre paure, non certo di chi oggi viene qua a chiedere di poter vivere dignitosamente, non certo di chi oggi a 13 anni vorrebbe poter vivere e avere l'accesso alla sanità e all'istruzione. Noi possiamo, partendo da qua, visto che è un anno che denunciamo in varie forme questa famigerata circolare Critelli, fare un passo successivo. Io credo che già nelle prossime settimane dovremmo essere capaci di ripresentarci tutti quanti e discutere assieme come è possibile trasformare questa città, trasformare la città dalla quale dove arrivo, Trento, trasformare l'Italia intera. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è grande, il nostro obiettivo vuole abbracciare tutti e tutte.